Tanto amore per tutti ragazzi, qui Mr. Frank vi parla, bentornati con questo nuovo video. Siamo qui oggi per parlare di una cinematica che è trapelata in rete nelle scorse ore e riguarda il trailer della nuova mappa The Giant per Black Ops 3 Zombies. Nuova mappa, tra virgolette, in quanto sappiamo essere il remake di There Is. La cinematica che è trapelata è una versione leaked, ossia registrata con i cellulari da chi era presente alla conferenza, quindi per ovvi motivi di copyright noi non possiamo caricarla su YouTube, ma trovate in descrizione un link all'articolo sul nostro sito dove troverete all'interno la possibilità di visionare questa cinematica in caso non l'abbiate ancora vista. Comunque, detto questo, appena uscirà una versione ufficiale, diciamo in HD, di questo trailer, vi faremo certamente sapere, vedremo di caricarla in qualche modo o su YouTube o magari su Facebook, quindi seguiteci anche sui social. E detto questo, insomma, andiamo ad analizzare subito cosa emerge da questo trailer. In particolare vediamo i quattro personaggi della storia classica, ossia Nikolai, Takeo, Dempsey e infine Richtofen, con una piccola differenza tra questi quattro personaggi. I primi tre, cioè Nikolai, Takeo e Dempsey, sono quelli di Origins, la versione di Origins, quindi quella un po' più giovane rispetto a quella della versione classica che tutti conosciamo. Mentre invece Richtofen è la versione proprio classica, quello malvagio, tra virgolette, nazista. Quello che è interessante da notare in questo trailer è proprio che ci troviamo nella mappa del Riz e i tre personaggi buoni, tra virgolette, ossia Takeo, Nikolai e Dempsey, cercano di convincere Richtofen a non attivare il teletrasporto in quanto avrebbe sicuramente portato cose molto malvagie, come dice Takeo. Richtofen, non curante, insomma, di quanto gli dicono i suoi compagni, attiva il teletrasporto e vediamo che dopo poco emerge una figura da questo teletrasporto che si scopre essere lo stesso Richtofen nella versione più giovane, quindi nella versione parallela a quella degli altri tre personaggi. Quello che succede però una volta uscito da questo teletrasporto ha sorpreso veramente tutti, e infatti nella cinematica sentirete esclamazioni di stupore da parte di chi era presente alla conferenza, in quanto il giovane Richtofen, una volta postosi davanti al vecchio Richtofen, impugna una pistola e gli spara alla faccia, uccidendolo. Cosa vuol dire questo? Questo potrebbe essere un chiaro segno del fatto che il giovane Richtofen, conscio del male che la versione vecchia di se stesso ha causato al mondo, abbia deciso di cambiare la storia e il corso degli eventi uccidendo il suo alter ego vecchio. In questo modo tutta la storia, insomma, che abbiamo conosciuto fino adesso verrebbe quasi a non esistere più, perché non esistendo più la vecchia versione di Richtofen, tutta la storia che esso ha comportato non esisterebbe più. In questo modo così Treyarch ha aperto le porte a una qualsiasi altra interpretazione della stessa storia, che con magari scenari inediti e eventi che chiaramente non erano possibili secondo la storia tradizionale. Quindi in questo modo avremo una storia ugualmente collegata alla storia originale, così come già è stato confermato, ma con tantissime novità veramente che ci lasceranno, sono sicuro, a bocca aperta. Comunque, questo era tutto per questo breve video. Fateci sapere anche le vostre opinioni, cosa ne pensate su questa cinematica dopo che l'avete vista. Speriamo che esca il prima possibile una versione in HD ufficiale, in modo così, vi ripeto, da poterla caricare. Comunque, questo era tutto per questo video. Un saluto da Mr. Frank e noi ci vediamo con un prossimo video.